Si è esibito con la sua band il 10 gennaio 2013 nello storico Alexanderplatz Jazz Club di Roma Fabrizio Dalisera, sassofonista romano energico e determinato, classe 1979. Dalisera ha presentato Mr. Job Hopper, suo disco d'esordio, e con le sue performance ha creato un'atmosfera davvero unica, piacevole e originale, intrattenendo il pubblico numeroso con un concerto di grande impatto. Come nasce la tua passione per la musica e per il jazz? Nasce dall'ascolto dei dischi e da personaggi americani che sono riuscito a vedere dal vivo, come Steve Grossman, cui ho avuto la fortuna pure di suonare in jam session, e anche Shorter e altri insomma, musicisti di rilievo. E ho iniziato in realtà da piccolo suonando la chitarra classica e poi successivamente mi sono appassionato al sassofono e al jazz, ho iniziato anche a comporre. Ecco, il sassofono, c'è qualcosa di particolare che ti lega a questo strumento? Ma l'ho scelto perché è uno strumento che è anche un po' banale dirlo, però mi ricorda molto il suono della voce umana ed è anche uno strumento che ha diverse possibilità sonore, esistono tantissimi suoni diversi di sassofono, è uno strumento con cui mi esprimo al meglio e è sicuramente il tenore. Questo è il brano che è la title track, come dicono in America, ossia il brano che dà il titolo al disco, Mr. Job Hopper. È un brano che alterna cambi di tempo e atmosfere swing ad atmosfere più latine. Grazie. Mr. Job Hopper, che possiamo tradurlo come sì, passare da un lavoro all'altro. Sì, è una sorta di tuttofare, perché la mia musica penso sia una musica piuttosto varia, ho inserito all'interno del disco anche due organici diversi, con due pianisti diversi, Karim Blal e Martino Onorato, che suonano sia il piano acustico sia l'Hammond, il Fender Rhodes, e anche Giulio Scarpato che alterna il contrabbasso al basso elettrico. Quindi è come fosse un viaggio nella storia del jazz, per partire dal bop, l'hard bop, e arrivare poi al modale da sonorità più attuali, ecco. Il disco, pubblicato per l'etichetta Alpha Music, presenta un suono compatto e omogeneo, pur spaziando dallo swing al neobop al jazz modale. Come scritto in una recensione pubblicata sulla prestigiosa webzine All About Jazz, a fare da trade union è la voce calda del sax del leader, una personalità sempre presente che tiene le redini anche quando non suona e lascia spazio a sidemen virtuosi e di talento. Mr. Job Hopper è un lavoro con coordinate stilistiche ben precise che mette in evidenza una formazione decisamente amalgamata. 9 brani, tutti originali, composti ed arrangiati da Dalisera, suonati insieme ai componenti della band che sono Tiziano Ruggeri alla tromba e flicorno, Giulio Scarpato al contrabbasso, Alessandro Marzi alla batteria.
Nel disco si alternano Karin Blal al pianoforte e Martino Onorato al Fender Rhodes and Hammond, donando all'ascoltatore una notevole varietà timbrica. Il rapporto con questo gruppo? Ma il rapporto con questo gruppo è bellissimo, nel senso che ci siamo conosciuti in jam session qui a Roma e durante anche dei seminari fuori Roma, e ci siamo trovati subito bene. Io ho proposto loro questo mio progetto, devo dire che ci siamo trovati subito bene, abbiamo iniziato a provare, poi dopo già un paio di concerti che abbiamo fatto insieme abbiamo pensato di voler fare un disco di questo progetto e siamo andati in sala di incisione e l'abbiamo fatto. Le note di copertina del disco sono a cura di Max Jonata, tra i musicisti più affermati nel panorama jazz nazionale e non solo. Un riferimento sicuramente importante per Dalisera e sul sito ufficiale dell'artista recensioni, info, news e anteprime da ascoltare e anche collegamenti interattivi.